Ciao, sono Christian di Playlover, l'azienda che attraverso consulenze, corsi dal vivo e videocorsi ti aiuta a migliorare in ambito sentimentale. Quindi grazie a tutti i nostri suggerimenti, i nostri consigli, le nostre nozioni, informazioni segrete, potrai avere più conoscenze e di maggior qualità. Tutte queste attività noi le facciamo a pagamento perché questo è il nostro lavoro, ok? Cosa strana per qualcuno, per noi no. Oggi parliamo di cosa fa una ragazza per farti capire che ci tiene a te. Cosa fa una ragazza per farti capire che ci tiene a te? Allora, partiamo subito da una considerazione che è questa. Ragazza che ci tiene è molto di più, questo simbolo del molto maggiore, della ragazza interessata. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un grado di interesse di ordine superiore. Una ragazza che ci tiene a te è una ragazza che potenzialmente vede un futuro assieme a te. Viceversa, una ragazza interessata è una ragazza che magari è interessata intanto a conoscerti, magari a darti il numero, a fare una conversazione con te, quindi è un interesse un po' più sul breve termine, mentre una ragazza che ci tiene è una sorta di interesse più sul lungo termine. Facciamo subito degli esempi. Esempi: 1. Muove il sedere per vederti. Quindi la ragazza non aspetta che sia sempre tu ad andare da lei. La ragazza prende un treno, prende un aereo, prende la macchina, no? Si dà da fare per vederti. La ragazza non aspetta lì in forma passiva che arrivi tu ogni volta. La ragazza si dà da fare per realizzare i vostri incontri. 2. Ti sorprende. 2. Ti sorprende. Quindi la ragazza esce dagli schemi, no, con te. Ad esempio, ti fa un regalo in maniera improvvisa. Tu non ti aspetti assolutamente questo gesto e lei cosa fa? Ti porta un regalo, così. Perché? Perché ci tiene. E quindi anche questo piccolo pensiero, più o meno grande che sia, evidenzia il suo alto grado di interesse nei tuoi confronti, no? Per te esce dagli schemi. 3. Cerca di capire le sfumature del tuo carattere. 3. Cerca di capire le sfumature del tuo carattere. Quindi la ragazza non si limita a comprendere a grandi linee come sei, come pensi, quello che fai, no? La ragazza vuole entrare nel dettaglio, vuole capirti per filo e per segno, vuole capire il perché di quel tuo gesto, vuole capire il perché di quel tuo messaggio, vuole capire perché ti stai comportando così in casa, no? Quindi la ragazza entra dentro proprio il tuo modo di essere. La ragazza vuole, come dire, utilizzare una lente di ingrandimento su quello che è il tuo carattere, per capirti, perché ci tiene. 4. Analizza le tue abitudini e i tuoi comportamenti. Analizza le tue abitudini e i tuoi comportamenti. Cosa sei solito mangiare? Qual è il sushi che ti piace di più? Qual è la pizza che ti piace di più? Qual è il gelato che ti piace di più? So che può sembrare banale, no? Qual è il vino che ti piace di più? La ragazza, qual è il ristorante preferito tuo? La ragazza nota questi dettagli e nota questi particolari perché ci tiene a te. La ragazza vuole prendere informazioni su di te e questo deriva proprio dal suo interesse di grado maggiore. 5. Si proietta nel futuro con te. 5. Si proietta nel futuro con te. Quindi la ragazza pensa come sarebbe convivere con lui. Come sarebbe una relazione con lui? Come sarebbe se io fossi nella sua casa ogni singolo giorno? Come sarebbe condividere la giornata con lui? Come sarebbe essere accanto a lui la sera e nel suo letto al mattino? La ragazza si fa queste domande perché vuole capire se la cosa può materialmente concretizzarsi o meno, ok? Quindi anche questo comportamento è tipico della ragazza che ci tiene a te. Da Christian per oggi è tutto.